Proprietari immobiliari ma residenti nelle case popolari. 25 le persone tutte italiane finite sul registro degli indagati con le accuse a vario titolo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di falso ideologico in atto pubblico. L'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli è scaturita in un'ondata di perquisizioni fatte oggi dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale negli alloggi popolari occupati da assegnatari che, secondo gli investigatori, hanno mentito sul loro stato patrimoniale per non perdere il beneficio. Dei 25 indagati, 21 risultano proprietari di un'abitazione a Prato, mentre 7 di più abitazioni con un paio di casi limite, un assegnatario titolare di 4 appartamenti e un altro intestatario invece di una villa al mare in Sicilia. La procura contesta agli indagati di aver barato sulle autocertificazioni che ogni 2 anni vengono richieste dall'ente gestore, l'EPP, l'azienda partecipata dai comuni dell'area pratese, per verificare se siano ancora presenti i requisiti necessari al mantenimento dell'alloggio pubblico. A 13 persone si contesta di non aver dichiarato il diritto di proprietà di altri immobili che avrebbe portato alla decadenza della casa popolare e a 12 di aver fatto lo stesso con appartamenti che però, per le loro caratteristiche, non avrebbero messo in discussione la possibilità di continuare a usufruire del patrimonio residenziale pubblico. Per altri 4 assegnatari sono in corso approfondimenti. Finanza e Polizia Municipale hanno accertato che, pur avendo fatto sapere all'EPP di avere case di proprietà, non sono stati oggetto delle procedure per la revoca del diritto all'alloggio pubblico. In questo caso si tratta di capire se sia possibile agganciare responsabilità penali alla mancata attivazione della revoca. L'inchiesta, che potrebbe allargarsi a macchia d'olio, ha preso il via dopo le verifiche patrimoniali fatte dalla Guardia di Finanza sui beni delle famiglie Ametovic e Alilovic, a cui è stato confiscato un patrimonio di circa 2 milioni e mezzo. Quella indagine aveva consentito di scoprire che 2 Ametovic vivevano in altrettante case popolari pur non avendone i requisiti. Sono circa 3.900 le posizioni di assegnatari che gli investigatori hanno passato in rassegna. La triangolazione dei dati comunicati all'EPP, dei dati contenuti negli archivi dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Anagrafe e le risultanze degli appostamenti e dei pedinamenti ha fatto emergere diverse situazioni sospette che poi hanno trovato conferme fino a convincere la Procura a firmare i provvedimenti di perquisizione e gli avvisi di garanzia.